Che
digestiva è in servizio delle piscine tramite una società partecipata di scopo Acquatempra, e il servizio delle terme e il servizio dei parcheggi pubblici di vari comuni. La scelta dell'amministrazione è stata quella di riportare nel bilancio comunale il servizio dei parcheggi pubblici e di andare a costituire questa nuova società che ha lo scopo appunto di gestire sì l'impianto delle varie piscine e anche le terme di Gambassi, però lo scopo è quello di andare verso una struttura che fosse diciamo uno strumento operativo degli 11 enti che ci partecipano, ma che avesse le finalità e anche lo scopo, se non addirittura il controllo proprio del territorio. E questo appunto è ottenuto con, grazie alla nuova normativa, del controllo analogo che l'ente comune può avere sulla società. Infatti se andiamo a vedere poi gli atti che compongono questa corposa delibera, troviamo la bozza di deliberazione, ovviamente che è il progetto appunto della delibera per il proprio, poi abbiamo lo statuto della nuova società che andrà a nascere, la convenzione ex articolo 30 che regola i rapporti tra gli enti soci, il regolamento consortile, perché parlavamo appunto di consorzi, quindi il regolamento consortile ci dà le linee guida di come devono essere ripartiti i posti e qual è appunto il regolamento e come deve operare la società. Poi alla parte della delibera troviamo anche la relazione tecnica e una lettera di impegno di tutti i servizi per quanto riguarda il bene della stagione delle società. Se andiamo ad analizzare un po' più dettagliato questi atti, a proposito del controllo analogo, troviamo l'articolo 26 dello statuto una descrizione abbastanza precisa di quello che si intende per controllo analogo. Infatti, se guardiamo l'articolo 26 al primo comma, si fa riferimento all'articolo 113 e quinto comma lettera C del testo unico degli enti locali, dove si dice che i soci pubblici che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Quindi si dà atto che attraverso questa società, seppur operante sotto un regime di natura privatistica, in realtà il controllo che l'ente può fare è un controllo pari e uguale a quello dei servizi gestiti in proprio. E nel comma 2 infatti si specifica questo controllo analogo, facendo una serie di elencazioni di quelli che sono poi veri e propri controlli. Per farvi alcuni esempi, redazione delle proposte tariffarie da sottoporre poi all'approvazione delle linee comunali, approvazione preventiva di un piano programma annuale e triennale delle attività della società, approvazione preventiva delle ipotesi di bilancio di esercizio, presa d'atto delle ipotesi di bilancio consuntivo con allegata relazione circa l'attività svolta dalla società nell'esercizio precedente, approvazione preventiva degli atti di competenza dell'assemblea dei soci che si non figurano come atti di straordinaria amministrazione, controllo gestionale e finanziario sull'attività svolta, controllo strategico dell'attività svolta, approvazione dello schema tipo di contratto di servizio e delle eventuali proposte di modifica. Quanto abbiamo detto ovviamente deve essere approvato da un'apposita conferenza dei rappresentanti legali degli enti locali e soci prevista nella successiva convenzione che fa parte dell'attuale delibera. Questo per quanto riguarda appunto lo stringente controllo analogo affinché tale società sia considerata una società con le caratteristiche del denaro. Se andiamo avanti poi con gli atti che compongono questa delibera, troviamo la